sulle illusioni percettive ci sono numerosi articoli di Sarah Hawkins, che è una ricercatrice che ha cercato di stabilire delle analogie tra le conoscenze che abbiamo nel campo della percezione visiva e quelle che possiamo testare sul piano uditivo. Molti di voi conosceranno i triangoli di Canisa, che sono triangoli che in realtà non esistono, ma che noi vediamo proprio perché reperiamo delle informazioni, degli indici che ci permettono di vederli anche in loro assenza. In questo caso, molti di noi vedranno un triangolo con un vertice rivolto verso sinistra grazie a questi segmenti di linea che ne descrivono i vertici, ma che sono interrotti a un certo punto. E molti altri vedranno addirittura un triangolo bianco con un vertice rivolto verso destra, che non ha proprio nessun segmento, ma ha soltanto degli indici di interruzione di altre linee o altre forme che ne lasciano intuire la presenza, come se si fosse posto davanti per nascondere parti che in realtà non ci sono. Questo è ancora più evidente in questo secondo esempio, diventa meno evidente laddove i contrasti siano attenuati, molto attenuati o sfumati. In questo caso noi riusciamo a vedere abbastanza bene un triangolo con la punta rivolta verso sinistra, ma non vediamo più bene il triangolo con la punta rivolta verso destra perché è molto sfumato, ma qualcuno potrebbe ancora vederlo. Questa esperienza nel campo visivo corrisponde bene a quella che è stata fatta nel campo uditivo facendo ascoltare delle sequenze di suoni che prevedevano la presenza di tre fonemi st, s, con diciamo, modalità di realizzazione del secondo fonema compreso tra i due via via più sfumate o meno accentuate. L'esempio su cui è stato svolto l'esperimento riguardava la percezione dei parlanti anglofoni, ai quali venivano somministrati dei test in cui la sequenza di suoni si trovava all'interno di enunciati del tipo She missed seven of them. Quindi c'era questa sequenza missed seven, sts, sts. Ora, già questo nel parlato, chi ha esperienza di analisi del parlato, sa che in molti casi è sottoposto a riduzione, a ipoarticolazione. Cioè l'articolazione di una costrittiva di tipo S richiede un restringimento. La realizzazione dell'occlusiva richiede una chiusura, quindi un'occlusione totale, ma la S successiva richiede di nuovo un restringimento e il passaggio da questo a questo, chiaro, non costituisce una variazione tale da far sentire bene l'esplosione della T. Per naturale ipoarticolazione, per naturale transizione tra due suoni. In realtà quello che si vede dall'esperimento è che nel passaggio dalla costrittiva all'occlusiva alla costrittiva si fa molta economia e quindi il parlante tende a pronunciare naturalmente She missed seven, un'unica, diciamo, costrittiva con una fase intermedia un po' più occlusa, con maggiore restringimento. È una transizione, cioè c'è un movimento che va a stringere di più e poi allarga questo passaggio. E questo si può sentire comunemente anche in molte rese del nesso st in pronuncia regionale tipica del Lazio, della Campania, in cui parole come questo sono pronunciate come questo. Non c'è totalmente l'articolazione di un'occlusiva. Ma non c'è neanche, in molti casi, una assimilazione totale. Chiaro che qualche parlante tenderà, in un parlato particolarmente concitato, a dire questo. Anzi, questa è una forma, diciamo, abbastanza stabile in un parlato dialettale. Però nell'italiano parlato è molto probabile che il parlante faccia sentire l'occlusiva solo come semplice restringimento ulteriore della costrittiva, senza occlusione e senza esplosione. Questo è il tipico esempio in cui l'ascoltatore può dire ho sentito la T anche se realmente mancano gli indici di tenuta e l'esplosione tipici della T. La sente come semplice sfumatura
rispetto alla costrittiva che varia di grado di costrizione nel tempo. È un'ottima analogia tra percezione uditiva e percezione visiva. E questa è un'illusione di contrasto, cioè io sento il suono solo perché c'è una variazione che lo fa contrastare rispetto al suono precedente o seguente, sebbene non vengano raggiunte le condizioni tipiche e non siano presenti gli indici acustici tipici di quel suono. Ovviamente più siamo top down, più giureremo di aver sentito una T anche se la T non c'è. Un'altra illusione è l'illusione di continuità, anche questa testata su diverse lingue con l'equivalente uditivo dell'illusione di Poggendorf. Una linea che, come vedete dal secondo grafico, essere non continua ma interrotta, mascherata da un rettangolo nero, può dare l'illusione di essere continua. Nel parlato, l'esperimento equivalente ha portato a valutare una variazione di altezza melodica ascendente o discendente, mascherata da rumore. I soggetti testati non hanno percepito differenze significative tra una melodia che fosse realmente continua, mascherata dal rumore, da un'altra che invece era una melodia caratterizzata da un salto, da un'interruzione interna in corrispondenza del rumore. I parlanti hanno percepito un andamento ascendente continuo, esattamente come nell'altro caso. E ci sono delle considerazioni interessanti che Sarah Hawkins trae da queste esperienze che passa in rassegna. In sostanza, la percezione del parlato, così come la percezione visiva, si basa su una buona corrispondenza tra esperienza memorizzata tra esperienze precedenti e sensazione che si sta valutando in quel momento. Quando la sensazione corrisponde alle aspettative, gli uditori giurerebbero che stanno ascoltando oggetti reali, stanno ascoltando proprio quello che sentono. Questo nonostante in realtà ci possano essere considerevoli variazioni sul piano acustico, che però sono appunto nascoste o attenuate. Questo porta a considerare che in realtà la valutazione della capacità percettiva dei parlanti non stia indagando la percezione di oggetti reali, fisici, ma stia indagando la percezione di oggetti uditivi, cioè di rappresentazioni che la mente umana si fa di quei dati suoni. E questo è un altro aspetto interessante che ci mette in guardia. Quindi non solo quando ascoltiamo uno stimolo dobbiamo renderci conto che il nostro giudizio può non essere totalmente oggettivo, ma anche quando valutiamo i risultati di un test di percezione dobbiamo tenere conto che quello che stiamo valutando non è la percezione di oggetti reali, ma proprio l'organizzazione di oggetti uditivi che già risentono di un'organizzazione linguistica. Cioè, in pratica, anche nella percezione c'è una forma di produzione, c'è un lavoro attivo che il parlante, in questo caso l'uditore, compie. Per riflettere ulteriormente su questo argomento, ci riferiamo al discorso delle aspettative attraverso l'esperimento della maschera di Hoare. È quell'esperimento in cui si osserva una maschera, diciamo, convessa, che ruota, che comincia a ruotare, e noi sappiamo che a un certo momento lo vediamo dal bordo che è concava, che a un certo momento, man mano che ruota, dovremmo vedere la parte interna, quindi la concavità della maschera, ma arrivata a questo punto la rivediamo da capo come se fosse convessa. Quindi c'è un'aspettativa, io sono abituato a vedere delle cose con quelle caratteristiche, e nonostante io sappia che quelle caratteristiche non ci sono, a un certo momento mi sembra di vederle. Ci sono dei video su YouTube che sono molto interessanti per fare l'esperienza di questa maschera di Hoare per chi non l'abbia mai fatta, così come ce ne sono anche per valutare la multimodalità. Multimodalità con la U, scopro adesso che qui invece è con la O, non importa. Uno di questi è sicuramente l'effetto McGurk, che compare nel momento in cui si valuta la combinazione di stimoli multisensoriali, quindi visivi e uditivi insieme, quando questi siano compatibili tra loro oppure
presentino una netta incongruenza. Allora, se noi facciamo vedere a un parlante, facciamo vedere e ascoltare a un parlante vedente l'immagine di un individuo che pronunci la sequenza ga ga e gli facciamo sentire la stessa cosa, tutto va bene, e il 99% delle persone risponde di aver sentito ga ga. Se facciamo vedere ga ga, in cui evidentemente le labbra non si chiudono, ma facciamo sentire ba ba, il contrasto è forte e addirittura il 98% dei partecipanti giura di aver sentito dire da da, che non era presente né come stimolo uditivo né come stimolo visivo. Il dover, l'essere obbligati a comporre stimoli in contrasto tra loro porta i parlanti a costruirsi una realtà che li giustifica entrambi, diciamo, ecco. Questo è molto interessante. Ed è un altro di quegli effetti da tenere presenti. Ovviamente noi che siamo abituati a vedere i film doppiati, abbiamo un'esperienza individuale in questo campo e contiamo anche su una ricerca che non è solo quella delle grandi maestranze degli studi di doppiaggio, ma anche di riflessioni scientifiche, quindi di studi che cominciano ad affermarsi sulle modalità con cui si può ottimizzare la corrispondenza tra uno stimolo visivo e uno uditivo che non sono riconducibili alla stessa fonte originaria. Infine, una cosa che abbiamo già trattato in più occasioni è legata alla capacità che abbiamo di classificare uno stimolo in base alla nostra esperienza, ma anche in base alla nostra attenzione, alla nostra concentrazione. Questi sono aspetti che si valutano molto e che hanno portato anche a proporre una teoria cosiddetta della risonanza adattativa, cioè in pratica se, come abbiamo già detto, se c'è una buona corrispondenza tra la sensazione e l'esperienza, la percezione avviene senza incidenti, ma se la relazione che si stabilisce tra l'input sensoriale e le aspettative è negativa, si ha appunto una risonanza negativa, si reagisce in un modo tale da correre ai ripari, da trovare una soluzione alternativa. Quindi se l'input sensoriale corrisponde all'aspettativa, la risonanza è positiva e la risposta è immediata e si ha una forte convergenza sul tipo di risposta. Tutto segue quello che mi aspettavo. E quindi la predizione ottiene un grande riscontro da parte di tutti gli individui osservati. Se invece c'è una discrepanza tra l'input sensoriale e quello che io mi aspettavo, anche in base a quello che ho sentito dire fino a un attimo prima, quindi il contesto, diciamo che è più facile valutare le relazioni tra l'evento e gli eventi precedenti che tra l'evento e quelli che verranno, perché su quelli appunto si devono fare delle predizioni. Però ecco appunto, se l'evento che si manifesta contrasta con l'aspettativa creata dagli eventi precedenti, immagino che ci sia stato un errore di trasmissione e quindi io decodifico anche in totale negazione dello stimolo, quindi con una risonanza negativa rispetto a quello stimolo. Ecco, tutte queste cose vanno tenute presenti quando si sta valutando la percezione uditiva e in particolare quando si valuta la percezione dei suoni linguistici. Detto questo, passiamo adesso in rassegna alcuni esempi concreti di discriminazione e identificazione. Quello che ci aspettiamo è che, sulla base di un certo numero di stimoli, in questo caso mettiamo 13, che si collocano lungo un continuum, quindi vengono presi, vengono campionati lungo un continuum. A un certo punto, passando al di qua o al di là di una data soglia, il tipo di risposta cambi completamente. Se produciamo questi stimoli, per esempio, partendo da un suono di tipo I e andiamo verso un suono di tipo E, avremo una formante che varia progressivamente, quindi I. Ci sono un numero infinito di suoni.
Però se ne prendo 13, in questo caso mettiamo 13, e io faccio ascoltare il primo suono e chiedo che suono sente l'uditore, avrò 0 risposte di tipo E e 100% di risposte di tipo I, cioè tutti ci sentono chiaramente una I. Se al contrario faccio sentire l'ultimo stimolo della scala, che era quello di tipo E, e misuro quante volte la gente ha sentito una E, beh, avrò 100% delle risposte e invece 0% di risposte I. Cioè la curva di risposte di tipo I, man mano che mi allontano da quello stimolo primario in cui la formante si abbassa, resterà di tipo I fin quando resto nell'area di I. Ma quando la formante comincia ad abbassarsi, la percentuale di persone che risponderanno con sicurezza che quella è una I comincia a diminuire e comincia ad affermarsi al contrario un numero di risposte di tipo E. Al contrario, se parto dalla E, mi allontano progressivamente alzando la frequenza della formante, quando arrivo qua qualcuno comincerà a dire ma questa non è più una buona E, a me sembra più una I. Ovviamente ci sarà un punto di incontro, ci sarà un punto che crea una totale incertezza nei parlanti. Quando il suono è esattamente intermedio tra una I e una E, 50% delle persone risponderà in un modo, 50% risponderà in un altro. Quindi la curva di identificazione di I parte da 100% e si riduce allo 0%, e quella di E parte, in corrispondenza degli stimoli così creati, da 0% e arriva a 100%. Le due curve si intersecano in un punto che definisce la frontiera categoriale. Questo in un task di identificazione. Con lo stesso set di stimoli combinati a coppie, posso fare un task di discriminazione. Se metto insieme lo stimolo 1 e lo stimolo 2 e misuro quante persone sentono la differenza tra i due, otterrò 0. Se faccio ascoltare la coppia di stimoli 2 e 3, avrò 0. 3 e 4 sono molto simili tra loro, avrò 0. Entrano nella stessa categoria di I, la gente dirà non sento la differenza. E quando arrivo qua, qualcuno potrà sentire la differenza, uno ha una buona I, l'altro una I meno buona. Quando arrivo qua, c'è un suono che è una I poco prototipica e un suono che è già più a cavallo tra una I e una E, io comincio a dire ah, qua c'è una bella differenza. E poi di nuovo, se passo tra 7 e 8, di nuovo crolla la differenza. E poi andando di qua, sottopongo all'ascolto 9 e 10, la gente dirà no, non sento niente. È 0%. Quindi si ha quella curva che qua possiamo immaginare fatta da questi quadrati bianchi fino a questo punto e poi da questo punto in avanti con i quadrati neri. Se io al contrario chiedo ai soggetti di dirmi se sentono lo stesso timbro, se sentono la stessa vocale, beh, nel caso di due stimoli, l'1 e il 2, che sono molto simili, otterrò 100%. Ecco la curva rossa che mostra i risultati di un task di discriminazione, in cui però chiedo se l'uditore sente la stessa cosa. Se faccio sentire 2 e 3 dirà sì, 100%, tutti sentono la stessa cosa, la stessa vocale. Arrivati qua, qualcuno comincerà a dire no, no, tra questi due c'è una piccola differenza, ho delle incertezze, una percentuale minore di persone dirà che sente che non è più lo stesso stimolo. Arrivati qua, a cavallo tra la I e la E, molti sentiranno la differenza, cioè in corrispondenza della frontiera categoriale un task di discriminazione raggiunge il 50%. Le risposte cominciano a essere a casaccio, sono in corrispondenza di una posizione in cui non so decidere. Mentre in un task di identificazione abbiamo due curve che si intersecano, in un task di discriminazione ho due curve che presentano una costanza di risultati che può essere 100% o 0% a seconda di quello che chiedo, ma due curve che presentano un punto di flessione netto verso il basso in un caso, verso l'alto nell'altro, nel caso diciamo in prossimità della frontiera categoriale dove diventa aleatorio dare una risposta sulla capacità di sentire o non sentire la differenza. Sono stati fatti molti esperimenti ed è qui il momento in cui è il caso di dettagliare molti di questi esperimenti in modo concreto, non solo per mostrare come si svolge una valutazione di tipo percettivo, ma anche per mostrare alcune cose importanti che portano a capire come funziona la lingua, in alcuni casi specifici che vale la pena di conoscere.